ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro programma dedicato alla salute, alla buona sanità e medicina, dove oggi parleremo di chirurgia e di medicina estetica e lo faremo insieme ai miei ospiti di oggi, il dottore Leonardo Ioppolo e il dottore Antonio Amenta, chirurghi plastici, ricostruttivi ed estetici del Marrelli Hospital di Crotone. Grazie per essere qui e benvenuti. Allora, parliamo di questo argomento, iniziamo con lei, dottor Ioppolo, e parliamo intanto trattamenti di medicina e di chirurgia estetica. Che differenza c'è? Allora, i trattamenti di medicina estetica sono tutti quei trattamenti mini-invasivi, quindi che vengono eseguiti in ambulatorio e che hanno un bassissimo tempo di recupero. Fanno parte di questo gruppo di trattamenti, trattamenti laser, i trattamenti con filler, tossina botulinica, quindi tutti quei trattamenti che vanno soprattutto vanno a interessare il volto e permettono ai nostri pazienti di effettuare piccole modifiche del volto o del corpo e di ritornare immediatamente alla vita lavorativa e alla vita sociale. Sono dei trattamenti ovviamente meno efficaci se andiamo a compararli con quelli di chirurgia estetica, ma in casi di piccole imperfezioni possono risolvere in maniera completa il quadro clinico della paziente. I trattamenti di chirurgia estetica invece ci vengono in aiuto quando dobbiamo effettuare delle modifiche più importanti al corpo, al volto della paziente. Vengono eseguiti in sala operatoria, in strutture molto più avanzate rispetto a quelle che sono i trattamenti di medicina estetica e devono essere svolti soltanto da personale qualificato specializzato in chirurgia plastica. Quali sono i più richiesti, dottore Amenta? Secondo alcuni studi leggevo che i più gettonati sono quelli di liposuzione, torace scolpito, contorno occhi, rinoplastica e addominoplastica. Ci conferma questo sì, studio? Sì, vi confermo un pochettino questo trend. C'è da dire che comunque in questi ultimi 5 anni l'intervento più richiesto a noi chirurghi plastici è la mastoplastica additiva. E nell'ultimo anno si è visto che è aumentato ulteriormente del 10% questo intervento e siamo intorno ai 56-57 mila interventi l'anno di mastoplastica additiva. E quindi comunque ad oggi risulta l'intervento più richiesto. E, il secondo intervento che viene richiesto è la blefaroplastica che d'altro canto è l'intervento invece più richiesto nel sesso maschile. Quindi molto spesso l'uomo che si affaccia alla chirurgia plastica ci va a richiedere un ringiovanimento dello sguardo, quindi una blefaroplastica superiore e accompagnata da una blefaroplastica inferiore, eventualmente con rimodellamento dei tessuti del tessuto adiposo del terzo medio del volto. E altro intervento molto richiesto sicuramente è la liposuzione, che anche questo negli ultimi 5 anni ha visto un incremento proporzionale si attesta intorno al 10%, e la rinoplastica, soprattutto nei pazienti più giovani, sta risalendo un po' questa classifica. E anche noi stiamo riscontrando una richiesta superiore per questo tipo di intervento. Ecco, come diceva il suo collega, non sono più solo le donne, soprattutto oggi, a richiedere questo tipo di interventi, ma c'è una grande richiesta anche da parte degli uomini. Secondo lei cosa è cambiato? Ma secondo me è cambiato un pochettino, è stata sdoganata sia la chirurgia che la medicina estetica anche nel genere maschile. Quindi fino a qualche tempo fa magari era visto più come il chirurgo plastico, era più visto come il chirurgo della donna. Ormai non c'è più questa distinzione netta. Anche gli uomini, sia in medicina che in chirurgia estetica, richiedono delle modifiche al loro corpo, al loro volto. Quindi nel caso della medicina estetica sicuramente la tossina botulinica è quella più richiesta dall'uomo per andare a trattare il terzo superiore del volto, quindi gli occhi e la fronte, seguito anche dai filler. Anche i filler naturalmente con tecniche diverse rispetto a quelle della donna, ma possono essere utilizzati anche nell'uomo. Per quanto riguarda la chirurgia, sicuramente la ginecomastia e la liposuzione in generale è quella che gli uomini ci richiedono di più. Ma a seguire di questi due grossi baluardi della chirurgia abbiamo le blefaroplastiche che, come nella donna, col passare dell'età ci vengono richiesti per ringiovanire il volto,
e le rinoplastiche anche qui nell'uomo vengono molto richieste, quindi per in caso di nasi molto molto importanti anche l'uomo ormai richiede un aiuto chirurgico per armonizzare la piramide nasale al volto del paziente. Quali sono le domande che le rivolgono di più gli uomini rispetto magari alle pazienti donne? Beh, sicuramente il risultato che richiede l'uomo non è quasi mai un risultato artefatto, deve essere più naturale possibile, ma in generale questo in generale in tutta la chirurgia estetica dobbiamo sempre nascondere e celare quello che è il nostro intervento chirurgico. Un intervento che si nota soprattutto nell'uomo ma anche nella donna è un intervento che in parte è fallito. Quindi il termine rifatto è un termine che io amo poco perché l'intervento riuscito in chirurgia estetica è quell'intervento che non dà l'aspetto rifatto, cioè che non viene a essere a rendersi evidente agli occhi dell'osservatore se non con un'attenzione particolare o con un occhio diciamo da esperto. Quindi all'occhio comune l'intervento non deve essere visibile. Certo. C'è un'idea ideale, dottora Menta, per sottoporsi a questo tipo di interventi, che siano essi chirurgici o solo di medicina estetica? Diciamo, voi che consiglio vi Ma diciamo che non c'è un'età ideale per eseguire questo tipo di interventi. È chiaro che quando si approccia alla chirurgia il paziente deve comunque aver raggiunto una maturità, una maturità sia fisica che psichica. Quindi, quantomeno la maggiore età si deve raggiungere. La maggiore età bisogna essere, diciamo, come cut-off, però ci sono delle condizioni e un limite in cui, proprio perché dobbiamo cercare di favorire uno sviluppo psicofisico della paziente, a volte un disagio che può essere, come diceva il collega, una ginecomastia o semplicemente delle orecchie da danza, orecchie sventola, e allora in quel caso l'indicazione alla chirurgia plastica può essere data prima del raggiungimento della maggiore età. Quali sono invece i rischi di questo tipo di interventi? Parliamo ovviamente sia della chirurgia che della medicina. Allora, il rischio più grande, secondo me, è quello di rivolgersi a una struttura, a uno specialista, cioè a un professionista che non è specializzato nel settore. Tutti gli interventi possono essere molto rischiosi se non vengono seguite delle linee guida di sicurezza e l'intervento non ha l'indicazione corretta. Quindi, parlando della medicina estetica, che è quella meno invasiva, anche questa, se fatta in maniera errata, può causare dei problemi importanti al paziente. Primo fra tutti un volto che non è naturale, quindi il volto, essendo il nostro biglietto da visita, nel momento in cui viene trasformato rischiamo di avere un danno d'immagine importante, ma a questo danno d'immagine si può sommare un danno biologico. Ad esempio il semplice filler, se eseguito in maniera errata, può portare a necrosi dei tessuti, quindi rendere necessari degli interventi chirurgici di ricostruzione vera e propria per il paziente. Quindi il primo step è rivolgersi soltanto a un professionista che ha il training necessario, quindi tutta l'istruzione necessaria per poter eseguire in sicurezza anche la procedura più semplice. Per gli interventi, oltre al professionista, dobbiamo anche avere un qualcosa in più per quanto riguarda la struttura sanitaria a cui ci rivolgiamo. Perché nonostante il professionista possa essere il più bravo presente sul mercato, se si opera in una struttura non sicura, quindi che non ha tutte le professionalità accessorie al chirurgo, quindi anestesista, infermieri, medici di reparto, che non sono in grado di andare a contrastare eventuali effetti collaterali intra o post-operatori, allora in quel momento l'intervento chirurgico, anche il più semplice, può diventare un incubo per il paziente. Quindi sono sicuri, sì, se vengono però eseguiti in strutture sicure e da personale che sa esattamente, che esegue in maniera corretta, più corretta possibile, l'intervento chirurgico. Quali sono le domande che vi vengono poste di più dai pazienti? Ma sicuramente la domanda più frequente è: quando posso ritornare al lavoro? Quando posso ritornare a fare tutto quello che faccio durante il giorno? Quanto mi impegno chirurgicamente, nel posto chirurgico, questo intervento?
a parte quelle che possono essere le complicanze, un'attenzione particolare appunto in tutte le indicazioni che dovrà seguire la paziente nel post intervento. Oggi le pazienti sono molto attente perché hanno capito che seguire attentamente le nostre indicazioni può portare a una guarigione molto più rapida e quindi riprendere le normali attività più rapidamente. Parlavamo di mastoplastica additiva, dottore, cosa è cambiato rispetto a qualche tempo fa? Perché insomma prima spesso si sentiva che molti pazienti si recavano per esempio all'estero per risparmiare a discapito ovviamente poi di sicurezza, anche di durata e poi insomma una serie di conseguenze che nel tempo si susseguivano. Allora, il tema del turismo sanitario è un tema ancora presente. Molti pazienti, allettati un po' da quelli che sono i prezzi più bassi degli interventi chirurgici effettuati in altri stati, possono spostarsi per andare a seguire l'intervento lì. Quello che è importante sottolineare è che l'intervento chirurgico non si ferma soltanto all'intervento, ma poi ha bisogno di una fase di controllo postoperatoria. Quindi anche nel caso che ci si rivolga a un chirurgo eccellente all'estero, quello che dico sempre ai pazienti è anche la fase postoperatoria deve essere seguita, certo, dallo stesso chirurgo. Quindi in caso di intervento che viene eseguito in un altro stato e la paziente rientra immediatamente in Italia, anche la più piccola complicanza può diventare una complicanza seria. Anche in Italia c'è questo problema degli interventi eseguiti a basso costo, ma dobbiamo sempre tenere in mente che un intervento eseguito a un costo molto basso, che un costo che spesso non riesce a coprire i costi di sala operatoria, i costi delle protesi, implica necessariamente che chi sta fornendo questo servizio sta risparmiando in uno dei fattori in gioco, quindi o una struttura sanitaria non d'eccellenza o delle protesi non di qualità. Ma come la mastoplastica additiva, tutti gli interventi chirurgici hanno dei costi e nel momento in cui questi costi sono troppo bassi ci si deve sempre chiedere perché questo costo è troppo basso. Quindi mai affidarsi insomma a quelle offerte low cost che poi propongono anche attraverso i social? Assolutamente no, perché stiamo parlando sempre di medicina, di salute, della, esatto, nostra vita. Si deve sempre pretendere l'eccellenza. Sono interventi che si fanno non in caso di emergenza o di necessità, ma sono interventi che devono essere fatti in elezione e nella migliore delle condizioni. Perché a volte capita spesso di vedere dei pazienti che si rivolgono a noi per andare a sistemare qualche problema creato dal primo intervento e l'intervento poi spesso secondario, quindi l'intervento di correzione, va a vanificare tutto il risparmio del primo intervento, certo, e anzi spesso chiede una richiesta economica elevata, doppia o tripla, certo, rispetto al primo intervento. Parlava il suo collega di protesi e quindi di durata o meglio di garanzia a vita, ma in realtà poi dopo quanto bisogna cambiarle le protesi? Dunque le protesi appunto ormai sono garantite a vita soprattutto da quelle aziende leader nella produzione di protesi in silicone. Ci sono delle garanzie aggiuntive che a volte la ditta stessa va a ricomprare la protesi da parte della paziente qualora ci fosse una complicanza come contrattura capsulare di tipo 4, quindi bagger di tipo 4 o in caso di rottura. Le protesi oggi non richiedono una sostituzione, a meno che appunto non subentri una complicanza o comunque la paziente stessa voglia modificare nuovamente la forma o il volume della protesi stessa. In seguito ad esempio a una gravidanza e comunque il tessuto ghiandolare, il tessuto, certo, mammario subisce dei cambiamenti e quindi il risultato che noi riusciamo ad ottenere non può essere più mantenuto a seguito di una gravidanza e quindi è necessario rifare un secondo intervento. È pericoloso in questo caso un secondo intervento? Assolutamente no, è chiaro, mi riallaccio a quello che ha detto il collega Ioppolo, gli interventi di chirurgia plastica non sono pericolosi se fatti da mani esperte in strutture all'altezza
dove si possa comunque contenere il rischio chirurgico. Dopo quanto si può tornare alla vita quotidiana dopo un intervento di mastoplastica additiva? Ma in linea generale la vita normale viene ripresa dalla paziente dopo un mese, quindi qualsiasi tipo di attività fisica, sia essa lavorativa intensa o sportiva. Esistono ovviamente delle differenze, perché non tutti gli interventi di mastoplastica additiva sono uguali. Gli interventi, ad esempio, con mastoplastica ibrida, quindi sottofasciale con lipofilling, implicano minor dolore e non necessitano del sollevamento del muscolo pettorale, quindi i pazienti in questo caso anche dopo 2 settimane riescono a riprendere un'attività normale. Interventi classici come la dual plane, quindi sottomuscolari, richiedono quindi il mesetto classico di ripresa. Poi ogni paziente ha il suo tempo di ripresa, certo, e la sua soglia dolorifica, quindi ci sono i 2 estremi, il paziente che a 2 giorni dalla mastoplastica additiva non ha nessun tipo di dolore e fa qualsiasi attività, pazienti che richiedono qualche settimana in più perché hanno bisogno di un tempo di recupero più alto. Quindi è difficile generalizzare, ma comunque il termine medio è un mesetto. Per ripresa. Soffermiamoci un po' su questi trattamenti di medicina estetica e parliamo anche di PRP. Ce lo può descrivere soprattutto a che cosa serve? Perché adesso si sente spesso parlare di questo PRP. Allora, il PRP è una tecnica di medicina estetica che fa parte delle tecniche di medicina rigenerativa. Cosa significa rigenerativa? Noi andiamo a sfruttare quelle che sono le capacità di rigenerazione dei nostri tessuti e utilizzarli a nostro favore. Il PRP nello specifico utilizza i fattori di crescita che sono normalmente presenti all'interno delle nostre piastrine per stimolare i tessuti a ringiovanire, per così dire. Quindi viene utilizzato sia a livello del volto, del décolleté e del collo per andare a migliorare la tessitura cutanea, quindi una pelle che diventa più giovane, più luminosa, più idratata. E nel caso soprattutto dei pazienti maschi viene utilizzato a livello del cuoio capelluto, dove sempre questi fattori di crescita vanno a stimolare il follicolo pilifero. Naturalmente il PRP in questo caso non può sostituirsi al trapianto di capelli. Certo, sono due perché non fa ricrescere, due diciamo, dove diverse, non c'è. Esatto. Il trapianto di capelli trasferisce dei follicoli nel cuoio capelluto che non ha più follicoli, mentre il PRP, che viene spesso utilizzato anche prima e dopo l'intervento di trapianto, ma viene utilizzato in pazienti che hanno comunque dei follicoli, e va, l'esempio che faccio spesso è che è una sorta di concimazione biologica del cuoio capelluto, quindi noi andiamo a stimolare il più possibile i follicoli che sono presenti, e questa stimolazione non fa altro che o ritardare la caduta in pazienti che già sono in fase di caduta del capello, o andare a inspessire e rinforzare i capelli nei pazienti che hanno una condizione stabile. Assieme al PRP c'è anche altri trattamenti di chirurgia rigenerativa, il primo fra tutti il lipofilling, che viene ormai utilizzato quasi dappertutto in moltissimi interventi, quindi interventi del volto, spesso viene utilizzato a livello del volto per modificare i volumi del volto, evitando quindi in molti casi, in questi casi, di utilizzare dei filler, o viene utilizzato come procedura ancillare, quindi di aiuto in interventi come gli interventi di blefaroplastica, gli interventi di lifting, o nel caso della mastoplastica ibrida ci permette il lipofilling di non sollevare il muscolo pettorale e di avere un risultato ancora più naturale per la paziente. Anche questo qua sfrutta le capacità di rigenerative presenti nel tessuto adiposo, che a differenza del PRP abbiamo, diciamo, una stimolazione legata a dei fattori di crescita, qui abbiamo una stimolazione legata alla presenza di cellule staminali che si trovano normalmente nel tessuto adiposo che abbiamo nel nostro corpo e che vengono reiniettate assieme agli adipociti nelle zone in cui noi andiamo a lavorare chirurgicamente. Parliamo un po' invece di cellulite, dottora Menta. C'è un modo non chirurgico per combatterla? C'è un modo non chirurgico per combattere la cellulite, sì, ne abbiamo parlato diverse volte. Un macchinario fra tutti si è visto essere capace di risolvere o migliorare nelle condizioni un pochettino più gravi questa condizione che è presente soprattutto nel sesso femminile, donne dai 18 ai
45-50 anni. E quindi un macchinario, stiamo parlando di onda, che va a sfruttare delle microonde attraverso dei manipoli, un manipolo più grande, un manipolo più piccolo, riusciamo ad immettere queste microonde che agiscono direttamente sul tessuto adiposo, sui setti fibrosi e quindi sulla superficie profonda della cute, per andare a migliorare quelle che sono le caratteristiche della cute. È possibile andare a migliorare diverse zone, quindi riusciamo a trattare benissimo la zona trocanterica, la zona del sottogluteo, quindi il banana roll, zone che spesso con la chirurgia non possono essere trattate, o zone in cui la chirurgia, se non eseguita da mani esperte, può causare dei difetti ancora più evidenti. Sono trattamenti veloci, diciamo, possono essere eseguiti anche per esempio a pausa pranzo? Assolutamente, sono dei trattamenti che non impegnano il paziente, trattamenti che durano all'incirca 15-30 minuti, si possono fare durante la pausa pranzo, ma perché subito dopo si riprende la vita quotidiana, quindi non c'è un impegno davanti al paziente. Quante sedute bisogna fare più o meno per avere un risultato evidente? Il nostro protocollo prevede 4 sedute, ogni seduta distanziata dall'altra circa 30-35 giorni. A questo associamo magari un massaggio, quindi consigliamo di eseguire dei massaggi linfodenanti soprattutto prima e dopo il trattamento onda, proprio perché queste microonde vanno a surriscaldare i tessuti, quindi lì dove noi troviamo una zona anatomica ricca in acqua, allora il risultato è un po' meno visibile, quindi si chiede alla paziente di eseguire un massaggio linfodenante prima e dopo il trattamento, proprio per evitare che venga surriscaldata un elemento che è da ostacolo al raggiungimento del risultato. Io, dottor Ioppolo, vorrei chiederle una curiosità. Sono sicura che, insomma, le pazienti, soprattutto le donne, appunto, chiedono prima di effettuare l'intervento quanto poi saranno visibili le cicatrici. Sì, allora, dipende molto dal tipo di intervento. Paradossalmente, le cicatrici al volto sono quelle che spaventano di meno il chirurgo plastico e di più i pazienti. Perché questo? Perché le cicatrici al volto, quindi mi riferisco a blefaroplastica, lifting, rinoplastica, sono o localizzate in posizioni anatomiche strategiche, quindi poco visibili dopo l'intervento, ma soprattutto il volto ha una capacità di cicatrizzazione eccezionale e spesso le cicatrici, anche localizzate in pieno volto, sono poco visibili se suturate ovviamente in maniera col massimo della chirurgia, della tecnica di chirurgia estetica. Anche la chirurgia mammaria spesso ci porta, in caso di mastoplastica riduttiva, mastopessi, ci porta a fare delle cicatrici molto ampie, ma anche queste cicatrici vengono localizzate in posti poco visibili dopo l'intervento o in posti anche qui dove la cicatrizzazione è più favorevole. In generale tutte le cicatrici inizialmente sono visibili, quindi abbiamo una fase in cui la cicatrice va in la cosiddetta fase di consolidamento, quindi in cui la cicatrice si presenta rossa, perché in quella fase i fibroblasti, cioè le cellule che vanno a creare la cicatrice, hanno bisogno di più apporto ematico. Superata questa fase, poi le cicatrici diventano biancastre, quindi poco visibili. Ogni intervento ha una cicatrizzazione diversa, ma ogni paziente ha una cicatrizzazione diversa. Certo. Quindi a parità di intervento, di tecnica, di localizzazione della cicatrice, anche qui abbiamo dei pazienti che dopo 3 o 4 mesi hanno delle cicatrici già bianche e poco visibili, altri pazienti che arrivano a un anno magari ancora hanno la cicatrice leggermente arrossata. Quindi la variabilità nella biologia è una cosa difficilmente prevedibile. Però insomma adesso un po' le cose sono cambiate, appunto come diceva lei, perché le cicatrici sono meno visibili, perché credo, come appunto lei ha specificato, tutto un po' il mondo della chirurgia estetica è un po' cambiato, giusto? Diciamo che come tutte le chirurgie è in continua evoluzione, cambiano continuamente le tecniche, cambiano continuamente le indicazioni chirurgiche, molti interventi chirurgici che eseguivamo fino a qualche anno fa non sono più utilizzati,
si va sempre verso la mini-invasività, quindi interventi che richiedono un periodo di recupero molto ampio sono poco richiesti dai pazienti ormai, quindi la chirurgia estetica sta diventando sempre una chirurgia più da day surgery, quindi con una notte al massimo di ricovero e con una ripresa veloce delle attività sociali. Magari si preferisce suddividere l'intervento in più sessioni proprio per evitare un intervento con un impatto maggiore sulla vita della paziente e quindi meno visibile all'esterno. Un consiglio da dare ai telespettatori che ci guardano, dottore Mente, e che magari ancora hanno un po' paura di affrontare questo tipo di trattamenti, che siano essi chirurgici o solo di medicina estetica? Ma mi riallaccio un pochettino al discorso iniziale, il nostro discorso iniziale della discussione. La chirurgia estetica e la medicina estetica eseguita da mani esperte in strutture all'avanguardia non deve fare paura perché ormai le procedure sono standardizzate, le tecniche le conosciamo, riusciamo ad adattare ogni tecnica al singolo caso. E quindi il paziente deve assolutamente fidarsi di professionisti del settore. Quindi insomma, dottor Ioppolo, affidarsi sempre a mani esperte. Questo è sicuramente il consiglio che mi sembra di aver percepito dalle vostre risposte. Sì, è quello che ormai è molto semplice ai giorni nostri, è quello di andare a controllare l'operato del chirurgo a cui ci si affida. È vero. Ormai abbiamo siti internet, canali social, quindi è molto facile andare a capire se il gusto estetico del chirurgo a cui ci stiamo rivolgendo è simile al nostro. Perché sì, è vero che la bravura è importantissima e fondamentale per la sicurezza, ma il concetto di estetica di ogni chirurgo, di ogni paziente, possono essere diversi. Certo. Quindi la cosa più semplice da fare è, prima di tutto, studiare il curriculum e capire la struttura in cui ci si rivolge, certo, come ha spiegato il dottor Amenta. Ma seconda fase è andare a studiare un po' di più anche quelli che sono i gusti estetici del nostro chirurgo, perché a patto che due chirurghi possono essere bravi allo stesso modo, certo, e le due strutture sicure allo stesso modo, c'è un naso, può essere bello per un chirurgo e bello per un paziente, o posso essere lo stesso naso può essere valutato in maniera orrenda dal paziente, certo. Quindi anche i gusti del paziente e del chirurgo devono incontrarsi prima di eseguire l'intervento, certo. Quindi questo il consiglio fondamentale è controllare bene tutto, non affidarsi subito ciecamente, ma controllare curriculum, che è fondamentale, ma anche le foto che vengono postate, però sempre con uno spirito critico, perché molte foto, a questo mi dispiace vederlo su alcuni canali social, vengono ritoccate a Photoshop. Spesso con il collegamento ci troviamo a commentare queste foto evidentemente ritoccate. Certo. Quindi finte, insomma, non verite. Finte, palesemente ritoccate, che spingono magari il paziente verso un chirurgo, ma che sono sono spesso dei risultati impossibili da ottenere. Quindi anche qui sì, è vero andare a vedere il canale social, ma cercare di capire se la foto che stiamo guardando è una foto, spesso capita nel caso del rinofiller, a me vengono, molti pazienti vengono da me chiedendo di effettuare un rinofiller al posto della rinoplastica, mostrandomi a volte dei risultati pre e post rinofiller che sono assolutamente impossibili, dei nasi più piccoli dopo il rinofiller del naso di partenza, certo. O ad esempio brachioplastiche o addominoplastiche senza cicatrice, quando in realtà è impossibile che ci si abbia avuto una retrazione cutanea così evidente. Quindi certo, sempre sì, valutare il chirurgo per quello che sta pubblicando, ma cercare di capire se quel caso clinico è frutto di chirurgia o è frutto di Photoshop. Certo, di fantasia, insomma, di cose non vere. Purtroppo questi social un po' ci hanno aiutato, ma ci hanno anche rovinato sotto alcuni punti di vista. Io vi ringrazio per queste informazioni in merito a questo argomento e ringraziamo ovviamente anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Grazie a voi. Grazie per l'invito e grazie ai nostri telespettatori. Grazie ancora per averci seguito, io vi do appuntamento alla prossima puntata con eMedicina. Arrivederci.